Lunedì 3 ottobre, buongiorno da Gabriele Silvestri e dalla redazione, benvenuti al consueto appuntamento con la rassegna stampa per le ultime notizie di quest'oggi che troveremo sui portali di informazione via web. Iniziamo subito con ansa.it perché è in corso in questi minuti la diretta della conferenza stampa di Pizzarotti, sindaco di Parma, che annuncia lo strappo dal Movimento 5 Stelle. Andiamo allora a leggere eh, l'addio di Pizzerotti al eh, movimento ha dichiarato sono sempre stato un uomo libero in eh, questa conferenza stampa da uomo libero non posso che uscire da questo movimento 5 Stelle da quello che è diventato oggi e che non è più quello che era quando è nato lo strappo vedrà compatto tutto il gruppo che forma la maggioranza nel eh, municipio di Parma in corso ancora la conferenza stampa c'è chi confida che i consiglieri non sembrano però disposti a cambiare nome al gruppo, ovvero nonostante l'addio a Grillo vogliano continuare a chiamarsi il Movimento 5 Stelle. Una mossa anche in risposta al gruppo oggi di opposizione formato dai dissidenti Nuzzo e Savani, che contro il sindaco si erano staccati dalla maggioranza formando il gruppo Movimento 5 Stelle Parma. Insomma, il caos regnerà sovrano. Nel eh, comune eh, emiliano, sembra ormai chiaro che al di là della mossa di Pizzarotti servirà comunque un intervento della dirigenza nazionale a 5 Stelle per sbrogliare la matassa eh, di chi può davvero utilizzare il simbolo del movimento. L'ultima mossa eh, è questa, quella di Pizzarotti per imbrigliare ancora di più Beppe eh, Grillo. Ancora altre notizie di eh, oggi, parlato il Premier Matteo Renzi sulla questione referendum, tutto aperto in merito ai sondaggi. I sondaggi sono tutti simili: il 50% ha deciso, il 50% invece no, è tutto aperto. Sui no in vantaggio ha dichiarato: Se ragiono sui partiti, quelli favorevoli alla riforma sono al 35%, gli altri al 65%, se dunque. Si è al 50-50, allora abbiamo già recuperato molto, lo ha dichiarato Matteo Renzi nel corso di un'intervista a Radio Popolare commentando il sondaggio del Corriere della Sera, secondo cui i no al referendum costituzionale sarebbero in eh, vantaggio. E poi ancora Renzi sull'Italicum, il PD non farà una eh, proposta, vediamo le carte degli altri, è tornato. Renzi, sul tema dell'Italicum. Sempre nel corso dell'intervista Radio Popolare ha chiarito che dal PD non arriverà una proposta nel retroscena si parlava di un testo entro ottobre, ma eh, si dice comunque pronto a discutere le proposte che verranno fatte. Eh, per me, l'Italicum ha sottolineato Renzi. È un'ottima legge, ma se tutti pensano di riaprire il tema, il PD è pronto non a presentare un'altra proposta, se no fai come il carciofo con gli altri che dicono solo no. Ma siamo disponibili veramente ad andare a vedere le carte e a confrontarci. Io non faccio una nuova legge, non decido io, è una scelta del Parlamento, ma la legge elettorale è meno importante della riforma e se serve cambiarla si cambia. E poi ancora, la Costituzione non viene stravolta perché dei 47 articoli su cui interveniamo, la maggioranza riguarda il titolo V che ha fatto d'alema e non i partigiani. Renzi replica così ad un ascoltatore per il quale la riforma del governo stravolge la carta scritta dai padri costituenti. Renzi ha ricordato che la gran parte dei partiti costituenti erano contrari al bicameralismo paritario che fu un compromesso perché i partiti non erano d'accordo anche su un numero di parlamentari. Il Premier sostiene che è cresciuto, non è quello che avevano voluto i partigiani. Non combatto contro la libertà, ma contro il CNEL e gli sprechi, ha concluso poi il presidente del Consiglio sulla immunità. Chi ci ha dato del mafioso, i eh, eh, parlamentari del Movimento 5 Stelle, è stato querelato dal PD, ma non viene condannato perché c'è l'immunità parlamentare, così ha eh, parlato Renzi, attaccando i grillini e chi critica il fatto che con la riforma costituzionale anche i sindaci indagati, se eletti nel Senato, avranno l'immunità parlamentare. Quanto al taglio dei costi della politica, il Premier... Se la prende con la generazione dei vitalizi che ora fa discussioni puntigliose sui risparmi della riforma. Si può sempre fare meglio, ma chi vota no si trova questo modello per i prossimi vent'anni. E continuiamo la nostra rassegna stampa ancora con le dichiarazioni di Matteo Renzi a Radio. Popolare è entrato nel merito del confronto effettuato con il professor Zagrebelski alla Sette e ha dichiarato un grande rispetto per Zagrebelski. Ho fatto l'esame di diritto costituzionale sul suo testo, ma nel merito la matematica si è eh, rivoltata contro. Così eh, Renzi ha sostenuto che, eh, che, che ne dicano i campioni del no, eh, è stata rafforzata la garanzia per l'elezione del capo dello Stato perché a Costituzione vigente dal quarto scrutinio, basta la maggioranza semplice, mentre noi abbiamo alzato il quorum al 60%. Con la riforma il quesito sulle trivelle sarebbe passato, i poteri del Premier cambiavano con la riforma di D'Alema e di Berlusconi, ora non c'è un potere in più per il Premier, anzi nell'articolo 83 ci sono più garanzie per eh, il capo dello Stato e in generale più garanzie per le opposizioni favorendo la partecipazione popolare. Faccio un esempio contro di me con la nuova riforma rispetto al referendum sulle trivelle si potevano raccogliere 800.000 firme e il quorum si eh, sarebbe abbassato e così anche quel referendum sarebbe passato. Renzi ha poi twittato un video del comitato Basta un sì per promuovere le ragioni del referendum e ha chiesto di entrare nel merito. In questo video si vede ciò che cambia davvero con il referendum perché, come dice la nonna, se no non cambia niente. Questi erano i passaggi fondamentali dell'intervista di Renzi a Radio Popolare. Passiamo adesso ad altre questioni, in particolare parliamo di economia. Il rapporto Istat migliora il deficit, sale il potere d'acquisto delle famiglie, quindi il rapporto tra deficit e PIL nel secondo trimestre 2016 è stato pari allo 0,2% in miglioramento di 0,7 punti percentuali su base. Annua lo ha rilevato l'Istat evidenziando che si tratta del livello più basso dal secondo trimestre 2007. Guardando al dato cumulato relativo al primo semestre dell'anno, l'indebitamento netto si è attestato al 2,3% del PIL, anche in questo caso in calo a confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente e in quel caso era al 3%. Nello stesso periodo sale invece il potere d'acquisto delle famiglie che è aumentato dell'1,1% sui eh, tre mesi precedenti e del 2,9% su base annua. Anche in questo caso il dato te tendenziale è il migliore dal secondo trimestre del 2007, crescita aiutata dall'andamento dei prezzi, ma sale anche il reddito disponibile che rappresenta il valore nominale, 1,3% sul trimestre e più 2,8% su base annua. E Adesso parliamo di migranti il 3 ottobre 2013, la strage delle stragi a Lampedusa ed oggi quindi la giornata dedicata alla memoria di questa eh, tragedia, una delle tragedie più gravi che si è consumata nel canale di Sicilia tre anni fa, era proprio il 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica utilizzata per il trasporto dei migranti eh, naufragò eh, a poche miglia. Eh, dal porto dell'isola di Lampedusa. Le vittime di quel naufragio furono 386, eh, con 366 morti e 20 dispersi, i numeri che fanno di questa tragedia una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo eh, a partire dal dopoguerra. Furono portate in salvo 155 persone, tra cui 41 minori, l'imbarcazione era un peschereccio lungo circa 20 metri ed era salpato dal porto libico di Misurata il 1 ottobre del 2013 con a borgo migranti di origine africana provenienti soprattutto dall'Eritrea. Quando il barcone carico di profughi giunse a circa mezzo miglio eh, dalle coste lampedusane, poco lontano dall'isola di Conigli, eh, l'assessente del capitano gettò a terra una torcia infuocata che provocò un devastante incendio, fiamme che erano state accese per fare notare la presenza dell'imbarcazione eh, alle autorità italiane per far scattare dunque i soccorsi. Nel difficili di istanti in cui i profughi cercarono di mettersi in salvo, l'imbarcazione si capovolse poi, colò a ah, eh, picco. Ci fermiamo adesso, un piccolo break per noi, torneremo poi con tutte le altre notizie di quest'oggi, a dopo.